Expo Milano 2015 si appresta ad ospitare da oggi e fino alla chiusura del 31 ottobre prossimo Piazzetta Trentino. Lo spazio espositivo sorge nel cuore di Padiglione Italia, lungo il Cardo Nord, il viale che dal Decumano porta Palazzo Italia e l'Albero della Vita, con i suoi spettacoli serali fatti di acqua e colori. E proprio la cromia, questa volta creata dalle immagini video di monitor e proiettate sulle pareti dei monoliti di roccia altri oltre 7 metri, sarà una delle note caratterizzanti di Piazzetta Trentino, uno spazio in grado di far vivere al visitatore di Expo Milano 2015 un'esperienza autentica tra territorio, innovazione e tradizione. Presidente, che importanza riveste l'apertura di uno spazio espositivo del Trentino qui ad Expo Milano 2015? È uno spazio importante questo perché sono 13 settimane nel momento direi di massima affluenza da qui alla fine della manifestazione. Questo è uno spazio dove accanto al messaggio principale che è quello dei nostri prodotti naturali, legno e pietra a simboleggiare insomma il valore di un territorio, di un ambiente incontaminato, anche però le capacità produttive dentro questa logica di rispetto per l'ambiente e della qualità della vita delle nostre imprese agroalimentari che sono assolutamente di prim'ordine. Accanto a loro avremo anche un forte messaggio ovviamente di tipo turistico. Il Trentino ha degli asset straordinari, dal Garda alle vette più alte, dal windsurf allo sci alpinismo, e in mezzo c'è una qualità della vita, un benessere e una capacità di offrire opportunità di fare sport all'aria aperta che non ha eguali. E quindi siamo qui a promuovere anche tutto questo. Come mai si è deciso di rappresentare il Trentino in questo modo? Perché si tratta di elementi naturali, pietra e legno simboleggiano la capacità di un popolo di essere rispettoso dell'ambiente ma di sapere tirar fuori da questo ambiente anche gli strumenti e le materie prime per garantirsi sviluppo, bellezza e qualità della vita. Siamo col presidente del Mezzocorona Luca Rigotti, la sua azienda è presente anche nell'Alto Garda con una sede, quindi diciamo che anche l'Alto Garda un po' è qui all'Expo. Come mai si è scelto di essere qui all'Expo? Ma io credo che al di là sicuramente dell'importanza di esserci come ditta, dell'importanza di esserci come prodotti, infatti con i nostri prodotti, con i nostri vini, siamo anche all'interno di Verona Fiere e avremo un muro di 16 credo al 22 ottobre per presentare i nostri prodotti. Credo che l'importanza della presenza di Mezzocorona, che come diceva lei ha competenze anche territoriali, se così si può dire, abbiamo soci anche nell'Alto Garda, sia proprio nel dichiarare l'appartenenza ad un movimento cooperativo oggi che è una forza economica nel Trentino e che il Trentino credo devo presentare a un'esposizione internazionale come Expo, devo presentare un modello che è sociale, che è economico e che sta sostenendo un'economia agricola in un momento difficile e sta dando buoni risultati. Ovviamente poi è ovvio che il lavoro finisce sul prodotto, finisce sulla presentazione del prodotto, sui mercati e sull'export, però direi che non essendo una fiera specifica, non essendo una fiera per presentare prodotti, credo che lo scopo di Expo, nutrire il pianeta, nutrirlo con sostenibilità, all'interno di questo tema ci stia anche un movimento cooperativo, perché sta facendo molto, lo sta facendo molto per l'economia e lo sta facendo anche in maniera sostenibile. E un bel applauso a tutti noi.